Ciao a tutti quanti, io sono Shiromi. E una cibiusa che beve in te la Coca-Cola. Bentornati o benvenuti sul canale di Shiromi e Cibiusa, l'unico canale che vi offre informazioni e curiosità sul magico mondo di Glitter Candy. Come state? Noi speriamo bene. E intanto noi siamo male perché una nostra amica. Questo non bisogna. Non è adatto ai film. Va bene, ragazzi, oggi siamo qua per fare una reaction. Bene, sì. Ma prima dobbiamo salutare delle persone. Allora, Salutiamo. innanzitutto salutiamo. Ok, questa persona qua. Ok, questa. Un secondo che dobbiamo vedere. Ok, innanzitutto salutiamo Jenny Official Channel. Ciao e grazie per guardare tutti i nostri video. Ciao, un bacione, Genevieve Official Channel. Ciao. E poi dobbiamo anche salutare Un'altra personcina. un secondo che dobbiamo Siamo andare a proprio preparate a trovare. salutare le persone, noi. Allora, questa l'abbiamo già salutata come personcina. Allora, Aspetta, credo che sia solo lei da salutare, sai? un secondo. Sì, credo che ci sia solo lei da salutare, sai? Shiromi? Shiromi? Sto cercando, non voglio. Sì, Avanti, avanti, andiamo dobbiamo. da. Credo che sia solo lei da salutare. Sto cercando, non vorrei No, no, ignorare. no, c'è solo lei credo da salutare. Ok, bene. Ok, siamo pronte per Facciamo questa. immergerci nel mondo di Glitter Candy. Facciamo questa reaction per sollevarci un po' la giornata perché in questi giorni non siamo molto felici, ma fa nulla. O saremo un po' ottimisti sperando in questo episodio che dai, ce la faremo. Ce la faremo! Ok, 25, è uscito il 26, Beh. ragazzuoli. Perché la Ok, Cameron che ha avuto dei problemi a comprare, cioè, comprare un PC con Toca Life World, quindi, insomma, dunque. mettiamo la velocità perché ovviamente noi non vogliamo stare qua una vita, insomma. E allo stesso tempo, quindi, cambierà il tablet. Speriamo che compri un tablet di qualità. Niente, è pieno di scoop. Che vuole conquistare tutto il mondo? Bene, ragazzi, e con questo il nostro spettacolo natalizio è giunto al termine. Siete stati bravissimi! Grazie, grazie! A me. Ma aspetta, ma quando è che dovevano fare uno spettacolo natalizio? Boh, L'avevano allora, raga, io detto. spero tantissimo che questa non sia una frecciatina o qualcosa del genere a Chiara Ferragni, perché ricordiamo che se avete seguito la vicenda Chiara Ferragni è il problema del Pandoro, che con la roba della beneficenza e tutto. Spero tantissimo che Glitter Candy non si vuole far vedere bello del tipo, noi ne facciamo beneficenza, non come Chiara Ferragni. Spero sinceramente che non sia una cosa del genere, sia solo fatto a scopo di intrattenimento, però. Sembra di aver fatto molto. Oh, sei stata bravissima, principessa oscura! Principessa oscura? Mi piace! Bene, adesso è l'ora dei regali! Sì, non è forse il momento più bello? Sì, ha ragione Marina! Ma ci avete già portato così tante cose! Oh, beh, quest'anno noi della Unicorn Squad abbiamo deciso di non fare i regali tra noi, ma di portarli qui! E al rifugio per animali di Rainbow City! Sì, abbiamo fatto felici tanti cagnolini, questa cosa mi è piaciuta molto! Wow, vedi che si emoziona a Natale! Adoro! Speriamo che i regali vi piacciano! Grazie, ragazzi, li avete fatti davvero felici. Di nulla, dottore. Ci ha fatto molto piacere quest'anno avere con noi anche le ragazze della Unicorn Squad. Sì, io non sapevo che Jimmy si occupasse di questa cosa nei giorni di festa. Sì, mi ha fatto molto piacere rendervi partecipi. È proprio come dice Gertrude, sei un nuovo ragazzo. Ma Oh. Nobu non c'è! Oh, no, Nobu è ancora all'hotel a fare le ultime sistemazioni per il party di Natale di stasera, di cui potrete leggere sul suo blog. Che bello, io leggo sempre il suo blog. Secondo voi, Rebecca e Ryan si metteranno insieme? Rebecca e Ryan? Ryan? Non lo so, cielo. Secondo voi quei due provano qualcosa? Ma certo, Marin! Ah, sul serio? Molto interessante. Beh, allora sicuramente leggerete di loro sul blog di Nobu. Oh, e fateti sapere anche come è andata tra Nebula e Chuck. Ah, sì, Nebula, certo. Beh, ora dobbiamo proprio andare. Buon Natale, ragazzi. Buon Natale, Unicorn Squad! Ma perché? Ma scusa, se parla di Nebula e Chuck, cosa c'entra? Ma aspetta Ah, un no, secondo. perché Nebula è la sorellastra di Melanie. Ma aspetta un secondo. Come mai Nobu ha scritto sia di Nebula e Chuck,
Ma anche di Lion e Lebecca? Nove Ma dove li coppie. prende tutti sti dati, Più Nobu? dimmi, più Berti. Dovremmo ufficializzare il fatto che faccio parte della Unicorn Squad. Ah sì, e chi l'ha detto? No, io no di certo. Quindi, Un po' chat. arrabbiata. No, ecco, andiamo nel trio dei babbuini. No, del duo dei Babbuini. babbuini. Perché Rebecca non è una babbuina. C'ha Hai da deciso di differenza venire all'inaugurazione l'ostra. dell'hotel Seychelles? Quello non è l'hotel Seychelles, è l'hotel della tua famiglia. Ancora devo capire perché. Però un'altra cosa. Per il momento, in questi episodi comunque non ce l'abbiamo come gli episodi scorsi. Sì, è vero. Cioè, intendo i personaggi dell'anno scorso. Sarà. Si sta dando. Forse mi si sta migliorando come serie? Forse sì. Dai, ora sto qua ci spara una cretinata che vabbè. Abbiate venduto. Te l'ho già spiegato. Era un'offerta migliore. Come se dei nobili come voi avessero bisogno di offerte migliori. Così hanno deciso i miei genitori. Io, beh, comunque, sì, ho deciso. Verrò anch'io per pochissimo. A quanto pare, Marin ha trasformato questo evento in uno importantissimo per quanto riguarda la società di Moontown. Quindi non posso assolutamente mancare, ma me ne andrò presto. Già, ci saranno anche i giornalisti. Bene, quindi, ecco. Arrivo, faccio gli auguri. Una foto con voi e poi vado via, d'accordo? D'accordo, Jack, felicissimo che tu. Gabriel, no, 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 Ti ha non cambiato idea? Gabriel. Ci si vede all'hotel allora. Bye Rebecca, è un disastro! Un bye. disastro che Chuck venga all'inaugurazione! Cosa? Ma hai appena detto che. Oh, dimentica quello che avevo appena detto! È un disastro! A quell'inaugurazione ci saranno Nebula e Cosmo! Sì, e allora? Ti immagini Chuck che litiga con Nebula ad un evento del genere sotto gli occhi di tutti? Non litigheranno, Blair, non sono due bambini. Oh, tu evidentemente non hai capito quanto Chuck ci sta male per questa situazione, Rebecca! Oh, ok, Blair, che cosa posso fare? Posso parlare con Nebula? Parlare con Nebula? Sì, mi sembra un'ottima idea! Ma Brava! scusa, mi vuoi dire che non devono venire? Proprio, guarda, Sì, siamo nella. cioè, però. Siamo nel. Guardate, siamo. Rebecca, vieni nel nostro trio. Perché sei nella Sì, nuova situazione. però, cioè, non. Cioè, non. Non sono bambini, cioè, non. Non penso che si metteranno ad urlare negli occhi di tutti, vero? Sono amica, Vero? dopo tutto, visto che sei l'ex di suo fratello. A proposito, come sta Cosmo? Bene, molto bene. Vado in hotel a parlare con Nebula e ti dico com'è la situazione. Grazie, Reba. Tu sì che sei un'amica. Figurati. Un disastro. La faccia sarà un totale disastro per Chuck. Ciao, Ryan, buon Natale. Buon Natale, signorina Marina. Ci siamo scambiati gli auguri questa mattina. Gli auguri di Natale non sono mai abbastanza. Infatti. Nobu, amore, guarda che di là c'è. Marina. Zio Ino Nobu. Che cosa è lei che. Oh, Zertrude. Cercavo proprio a te. Sai cos'è questa? Zi, questa arma potentissima per pensieri buchi. Agrifoglio. No, no, Esatto. no, no, allora. Ah, sì. Ah, sì. La leggenda narra che se una coppia si bacia sotto al lagrifoglio, C'era l'agrifoglio. questa coppia sarà felice per sempre. Allora, raga, però perché i pensieri impuri? Perché quella cosa assomiglia anche a un'altra cosa che ora noi non diremo, perché questa cosa non è family friend, però avete capito tutti. Arma potentissima, ma su via, Gertrude! L'agrifoglio è una bellissima tradizione. Chi si incontra sotto l'agrifoglio, poi deve scambiarsi un bacio. Sì! Esatto. Gertrude, devi tappezzare questo hotel di questa pianta. La voglio sotto ogni porta, sotto ogni ascensore, ovunque, anche in piscina. Che Oh. cosa? Perché? Beh. Allora, hai presente Rebecca? No, 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 No. no. Perché mettere l'agrifoglio in piscina? Ma soprattutto, come si fa a mettere una pianta in piscina? La pianta annega. Sì, Ryan. Ah, certo, Ryan e Rebecca. Sì, certo. Bene, il compito di oggi sarà non solo far fare a questo hotel un'impeccabile figura, ma anche ottenere il bacio dell'altra Ryan. E questa è la tecnica migliore che possiamo usare. Andremo a colpo sicuro. Ma. Signorina Marina, lei è un genio. Lo so, Gertrude, lo so. Ma insomma, questo va bene, questo non è un pensiero impuro? Ma assolutamente no, signorino Ryan e signorina Rebecca devono stare insieme. Sei giusta, Gertrude. Oh, tu via, lei che non capite, signorino Nobu. A tal proposito, Marina, cosa? Oh, sì, ecco, volevo dirle. Papi! Figlia mia, buon Non ci Natale! posso credere! No, non ci posso credere! Il Una padre di Marin! volta l'anno è venuto! Ma tu, vedete, no, però io mi arrabbio. Tu babbuino, devi startene a casa! Tua figlia non ti vuole. Vedo Oh, noi lo anche. sapevamo che tu vieni da lei solamente una volta l'anno, ossia a Ma non Capodanno. è triste per sta povera ragazza! È quello che penso io? Sì, proprio quella. Oh, adoro che tu faccia affari con questa stilista, Babi, così posso avere le collezioni in anteprima. Bellissimo regalo di Natale. Grazie. Di nulla, figliola. Anzi, tutto meritato. Ho visto come hai organizzato qui con l'aiuto di Gertrude e sono molto, molto orgoglioso di voi. Ragazze, ragazza Gertrude, certo, come no, le piacerebbe. Nobu, signor Seychelles, buon Natale. Buon Natale, allora, stai ancora con mia figlia, a quanto vedo. Sì, fortunatamente sì. Bene, dai, ragazzo, vieni con me. Facciamo un giro dell'hotel, vuoi? Io e lei da soli? Beh, certo, so che negli ascensori preferisci stare solo con mia figlia, No, ma. Oggi dovrei io accontentarti. non. Ah, perché collegamento con. Sì, Nobu. Oh!
Signor Seychelles, mi sta dicendo che c'è una guerra tra potenti di Moontown? Sì, sì, e si sta combattendo nel modo più abominevole. In sordina, no? Cioè silenziosamente. Oh, sì, beh, avevo colto qualche segnale qua e là, ma non avevo... Ah, quindi c'è una guerra tra i ricchi. Capito, e certo, perché tu sei un abile giornalista. Oh, la ringrazio, signor Seychelles. E per questo mi serve la tua piena collaborazione. Dopotutto sei fidanzato di mia figlia, Nobu. Sì, certo. Il tuo blog, per quanto dispiace ammetterlo, a molte persone di Moontown è parecchio, parecchio influente. Più di alcuni giornali. Io lo so bene. Lei mi onora così, sì, sì, direi di sì. Quindi, questa serata è cruciale per i miei affari. Non voglio scandali. Non voglio nulla che possa intaccare il buon nome della mia famiglia. Ok, Nobu? Oh, certo, certo che sì, signore. Bene, allora ci siamo detti tutto. Conto sulla tua collaborazione, ragazzo. Adesso vado a pranzo con mia figlia. Sei dei nostri? Sì, sì, certo. Perfetto, faccio aggiungere un posto. Con chi è in guerra, signor Seychelles? Allora, carotina, com'è andata in ospedale? Bene, bene, è stato stupendo. Mi spiace che tu non sia venuto. Ho troppo avuto da fare con mio padre. Già, capisco. E come è andata con Cosmo? Insomma, state... La vera domanda è, il signor Seychelles con chi è in guerra? Magari... Ma io voglio vedere comunque una scena con Marco Martin e signor Seychelles che parlano d'affari. No, sarebbe stupendo. No, sarebbe facendo amicizia. No, diciamo solo... No, ma ti immagini... Il signor Fischer e il signor Martinez che fanno squadra per essere i più arti, i più ricchi. Wow. Sarebbe bellissima. Intanto come io scena. Mangio un Kinder cereale, non per farsi pubblicità. Ma la vera domanda è, con chi è in guerra il signor Martinez? Lo scopriremo soltanto il prossimo anno, sperando. E se c'entra qualcosa Betulla? Non credo, sai. Però andiamo avanti. Non litighiamo ed è già un passo avanti. Oh, veramente? Beh, comunque... Ma veramente? No, Mike. Questo è un passo avanti. Fatto questa sera, Mike. Io, no, non lo sono, Glitter. Bene, perché è importante per me che tu non lo sia. No, anzi, oggi sono il ragazzo più felice del mondo. Sul serio? Sì, perché non posso credere che io stia passando il Natale con te, Glitter. È davvero il regalo più bello che potessi ricevere. Stare qui, a tenerti la mano e sapere che stiamo insieme. Sì, beh, ora devo andare a prepararmi. Tutto ok, ho detto qualcosa che... No, nulla. Vado da Candy, ci vediamo dopo all'hotel, ok? Ciao. E ora che ciao, c'è? Damo, dai. Candy, non me l'ha detto neanche oggi. Oh, Glitter, questa storia deve finire. Lo dice anche Pina. Non ne può più neanche lei. Ogni volta che viene a casa mia si parla sempre di questo ti amo che non viene detto. Buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale per te. Ecco, buon Natale, Alice. Oh, però, Glitter, il ragazzo però deve portarti quello, deve dirti ti amo, deve farti quello. Lascialo in pace quel ragazzo. Povero lo so, Mike. Dai, una vita complicata con la tua famiglia. Ah, però sei l'unica con cui mi posso sfogare di questa cosa. Melanie sicuramente lo direbbe a Mike. Daisy sarebbe troppo cinica e Marina, beh, non lo so, mi direbbe di risolvere con un idromassaggio. Il che non sarebbe male, eh? No, infatti. Non capisco, perché non mi ha ancora detto che mi ama? Rita, la domanda qui è, tu gliel'hai detto? Cosa? Insegnamento le cose per te, falle, stiamo troppo... brava Candy, puoi lamentarci di quello che non fanno gli altri per noi, ma la domanda è, ma noi facciamo quello che vogliamo che gli altri facciano per noi, per loro? Noi facciamo quello che, cosa? Tu gliel'hai detto? Io, no, perché stavo aspettando lui, sì, ma tu lo ami? Io, beh, sì, lo amo, beh, basta, punto, è finito, vedi, la storia è finita, brava. Come questo cioccolato, brava, tu glielo dici, brava, dici quello che provi. Punto. Tu sei l'unica personaggio del mondo che potrebbe essere salvata. Brava Candy, l'unico personaggio intelligente, qua sei tu. Ok, sì, hai ragione. E lui mi dirà, anch'io ti amo Glitter. No, dicevo, Mike le dirà. Sì, ok, d'accordo. Allora glielo dirò questa sera. Bene, andata. Come questo cioccolatte. Non dovevi, Clary. Io non preoccuparti, fa nulla se tu non mi fatti il regalo. L'ho fatto con piacere, insomma, ce lo facciamo sempre il regalo. Farsa, prima che... Beh, farsa, farsa, farsa. Farsa come Giuda, come si vuol dire. Farsa come Giuda. Prendo una Coca-Cola e te la metto in testa. Dale, Ryan. Grazie, buon Natale, Clary. Oh, ma lì c'è del vischio. Ah, sì? Sì, un momento. Azzitendi, quale ore. Scusate, questa pazienda di pensieri in cui sto appunto togliendo questa roba da tutto l'hotel. Ma se prima l'hai messo tu, Gertrude. Esatto. È stato un grave errore. Sì, nell'ora, cioè, capita, mettere il dirvischio sulle porte e, ecco... Tu, meglio, cavolo di che, vattene via. I tuoi capelli sono molto carini, ma vattene via. Io conosco la potenza in buca di questa fogliolina. E non va bene. Oh, ok, bene. È un tipo strano quella Gertrude. Come ti permetti da insultarla? Tu, razza di babuina, va vattene a babuinaggine, va.
Comunque, grazie, Clary. Se tu insulti Gertrude, uno dei nostri personaggi preferiti, tu non meriti di esistere, capito? Morirai anche stasera? Sì, stasera c'è la festa di Natale della signorina Marina e... Oh, sì, mi ho sentito parlare. Oh, ciao, Ryan. Ciao, Clary. Rebecca, buon Natale, Ryan. Buon Natale, Rebecca, buon Natale. Beh, ora devo proprio tornare al lavoro, Clary, scusami. D'accordo, allora, ci vediamo stasera? Cosa, tu verrai alla festa? Sì, ha recuperato un invito. Quindi, per una volta, passeremo la serata insieme. Rebecca, io devo lavorare. Sì, sì, lo so, tranquilla, ti lascerò lavorare. Aspetta. Ciao. Allora, questa qua si chiama Mary. E che lui ha detto, Rebecca, io devo lavorare. Io non so. Errore. Un errore, vabbè. Ma io, tipo, me ne sono accorta adesso. Cioè, giuro, me ne sono... C'è uno che guarda il video, se ne accorge, perché questa che si chiama Mary, cavolo, non si chiama Mary. Basta, Elena mia, finalmente insieme, povera mi devi raccontare tutto, tutto, tutto. Ma cosa devo raccontarti, Gianni, che ti sentiamo tutti i giorni e ti mando tutte le foto dei posti che visito. Sì, però... Ma allora sono ancora amiche. Diciamo che non parliamo delle cose importanti. Importanti tipo? Beh, tipo Chuck, lo sai vero che lui sarà qui stasera? Sì, ma ci comporteremo come due ex. Certo, e quindi voleranno frecce infuocate, scenate di gelosia. Ma no, dai, ora mi... Dai, erano belli come coco, ma sono... E Chuck che è una destra di babbuino marcio, quindi... Ex Nebula. Salve, stavate forse parlando di Chuck? Ciao Rebecca, buon Natale, ragazze. Io ero venuta giusto per questo. Lui ti ha detto qualcosa? Ecco qua, io mi sposerei, Rebecca, proprio... Cioè, io e lei siamo perfette. Nel senso che... Non perfette, però... In senso che cioè, è una bravissima ragazza. Ma col sì, sorriso, è vero. Che porta il buon umore, tipo una Candy. Ma è bravissima come ragazza. E ti voglio come migliore amica. Oh, ecco qua, volevo solo assicurarmi che, ecco, per te non ci siano problemi, non ci siano fastidi. Insomma, no, assolutamente no. Io lo vedrò e farò finta di niente. Mm-mm. Devi credermi, certo. Ok, allora, se vuoi dirmelo, Nebula, posso sapere perché? Ecco, perché tu e Chuck vi siete lasciati? Mm-mm, pensa che non lo so neanche io. Dai, Jenny. E va bene, ci siamo lasciati perché quando io gli ho confessato che per me mio fratello non era mio fratello, e infatti era mio cugino Astro, lui non mi ha creduta. Oh, ah, ecco. Ma aspetta, quindi tu hai lasciato Chuck? No, perché... no, Chuck, no, o forse era Chuck che l'ha lasciata. No, aspetta, rimettiamo un attimo indietro. Un secondo. Giusto per questo, lasciati? Pensa che non lo so neanche io, dai, Jenny. E va bene, ci siamo lasciati perché quando io gli ho confessato che per me mio fratello non era mio fratello, e infatti era mio cugino Astro, lui non mi ha creduta. Oh, quindi, ah, ecco. Ma quindi tu l'hai lasciato o lui ti ha lasciata? No, è lei che ha lasciato lui. Crediamo di che sia così. Sì, la persona che più avrebbe dovuto credere in me, che avrebbe dovuto supportarmi, non mi ha creduta, anzi, lui, non lo so, mi è sembrato... Però sei anche te una testa di babuino, non come lui, ma... Potevi dire, po', sto qua è un po' un tipo strano, come una luna. Mi è sembrato come se si vergognasse di me. Oh, Nebula, mi dispiace, devi capire che Chuck è nato in un contesto dove l'apparenza e il buon nome sono tutto. Quello zucchero filato con due gambe si vergognava della mia stellina? Sì, io capisco, c'era, insomma, la causa, i rapimenti e tutto, però... Allora, Nebula, secondo me, lasciarlo no. Ma lui è peggio. Cioè, Chuck, io spero che quando un giorno... Io spero tanto che un giorno ti cada l'insalata, il tacchino, qualcosa per terra... Ecco, in quel momento avrei visto che c'è gente che non ha da mangiare. Più che bene, anzi, se lo vedo stasera, e poi, questo. Gianni, molto carino da parte tua, Gianni, ma questa è una serata molto importante. Per favore, evitiamo qualsiasi tipo di scenata. D'accordo, ragazze? Voi, ecco, non lo sapete, ma qui a Montauno queste cose contano tantissimo. Questo hotel deve funzionare. Per favore, Nebula, noi ci conosciamo da anni. Potresti fare questo per me? Certo, ovvio. Bene, ora sono più tranquilla. A dopo, godetevi la serata. Ma non ho capito, l'hotel non è del papà di Marina adesso? Sì, io non ci capisco molto da fare. Comunque, tu stai vicino a me per tutta la sera, ok? Certo, sì signore. Quel Chuck non si avvicinerà minimamente alla mia stellina. Sì, Marina, c'ha Gertrude e Ryan, a te basto io, non dovrei occuparmi, becchi. Ne sono sicura, Gianni, ne sono sicura. Ango gambò, fino qui no, Ryan, ango gambò. Io non capisco, Gertrude, perché l'hai tolto se volevi... Ehi, tu l'hai pensato e... Oh, attendi, ok, già me l'ho fatto vini degli hotel. Oh, Rebecca, sì? Ci sarai questa sera alla festa? Sì, certo. Tu, beh, sì, tu ovvio che ci sarai. Oh, non hai ancora aperto il regalo della tua amica? No, sto lavorando. Mm-hmm. Quanto ti piace usare questa scusa, Ryan? Cade la montagna, questa grifoglio! Ma che sta succedendo? Ehi, confettina. Ma te lo sai, vero che io vengo a queste feste solo per vederti questi completini eleganti che mi fanno impazzire? Ma, Claudio! Oh, guarda, c'è anche il fischio. Buon Natale, confettina. Buon Natale, Claudio. Grazie per rendere tutto più bello. E ora entra la come già quella lì di nome, la tinta del libro. Andiamo a far vedere a questi chi sono i tipi di classe. Glitter, dai, ti devi muovere! Sto parlando con Ryan, Candy, certo, come se non lo sapessi, stai solo tergiversando.
sbagliando. Non sto tergiversando. Sì, invece. Prima c'era la ship Glitter e Ryan. Ora c'è la ship Rebecca e Ryan. Ora c'è di nuovo la ship. Ora ci sono delle ship di Ryan e il muro. Come da mangiare? Il muro sarebbe molto carino. Ci sono problemi, signorina Glitter. Oh, Ryan, è così complicato. È tutto così complicato. Già, la capisco. Vale. Buonasera a tutti e grazie mille, amici, per condividere questo momento speciale con me e mia figlia, Marina. Buonasera a tutti e benvenuti alla... Oh, guarda, guarda chi c'è. Guarda, guarda chi c'è. Guarda, guarda chi c'è. Poi vediamo un po', abbiamo... Allora, lei che era una volta credo una sindaca, lei un giorno che aveva detto oh cielo, lui era il cantante che Pokéball abbiamo abbandonato. Creare nuovi personaggi è troppo difficile, Camregor. Fissel, vi auguriamo una splendida serata e ovviamente un buon Natale. Matteo è meraviglioso, hai fatto un ottimo acquisto. Ma cosa? Era Marco si scel- No, Marco Martinez. Era Matteo. E Matteo. Oh, c'è anche il personaggio che noi odiamo di più, guarda, il personaggio che noi odiamo di più, e guarda un po' chi c'è anche qua, c'è la gemella cattiva del libro di Glitter & Candy e c'è anche un babbuino. C'è tipo il triangolo dance, ma formano un triangolo, giuro, quindi, giuro, è proprio un triangolo dance. Complimenti, grazie Marco, possiamo scambiare due parole in privato? No. Certo. Amore mio, è meglio. Sì, c'è quel momento. È quel momento! Oddio, è quel momento! Sì! Allora, pensi stia piacendo la relazione, il cibo? Sì, ho fatto un giro quella e sono tutti molto soddisfatti. Certo, noto un po' di tensione. Tensione? Già, tra gli abitanti di Monta, non ho ancora capito perché cosa, ma indagherò. Oh, ok, io vado a salutare gli altri ospiti. A dopo. Wow, ma questo cibo è proprio strano. Ci sono cose che non avevo mai visto. Boh, adesso siamo... abbiamo parlato un attimo con i nostri genitori, quindi perché... Ok, arrivati. Eccoci. Eccoci. Dunque, abbiamo preso ciambelle e ovetto killer. Sì, perché, non lo so, c'erano... ci hanno comprato un po' di robe da mangiare, perché sono andati a fare la spesa, e noi eravamo qua da sole, però... E rieccoci. E quindi noi abbiamo detto, sì, intanto l'ho aperto, e boh, c'è tipo questo... non so che animali c'è sia. Un asino con i capelli viola. Ma vediamo la checklist. Ma che sfiga, ma c'era il razzo che era molto più bello, anche la volpe. Vabbè, fa nulla. Neanche un altro elefante. Ma c'era sto elefante tutto colorato, ma Kinder, ma che sfiga c'ho. Sì, vabbè, carino, però. Vabbè. Comunque, continuiamo. Sono cose che non avevo mai visto. Quelli sono frutti tropicali. Ah, no, io già esco dall'intossicazione alimentare, per carità. Tranquilla, Jenny, Marina non ha di certo messo nel catering cose che possono far male. Sperando. No, assolutamente, solo che capito, meglio evitare. Comunque provati i ramezzini che sono buonissimi. Io non so come fai, Jenny, qua veniamo dal cenone. Invece la roba lì che di chi ha intossicato Jenny, eccetera. Quello, no, quello non si sa. Cose secondarie, ovviamente. La vicina, il pranzo di Natale, tu hai ancora genio di buttare cibo nella pancia. Io sto pieno. Ma dai, Gennarino, ti facevo un po' più resistenti a queste cose. No, anzi, a me piace mangiare, ma mi piace mangiare giusto. Invece no, è mangia buffa. Per carità, ecco qua, io questi qua, Stellina, questi sono buonissimi. Arriva. Cosmo, tutto ok? Sì, certo, sorellina. Tra poco arriverà Glitter e, insomma, tranquilla, andrà tutto per il meglio. Allora, vado a montare i camicini con Gianni. Passanimi a voi, passanimi. Ok, non so se fate attenzione a tutto, cioè un attimo. Voglio montare il coso, e questo è Glow in the Dark. Boh, raga, forse credo che vi metteremo una clip, forse alla fine del video o qua adesso, che sto coso si illumina se Shiromi vuole, se Shiromi non vuole. Credo. Vabbè, lo metto soltanto un attimo via e continuiamo la reaction mentre mangiamo e guardiamo, e neanche se fosse un film. Ce la posso fare. È un film. Capita? Sto morendo dal cringe. Oh. Il grande incontro, wow, un posto in prima fila. Ma manco la neanche... Ciao, Glitter, da quanto non ci ma si vede? Ma neanche quando bene. La regina Elisabetta era in vita avrà avrà detto così quando ha incontrato William e l'altra reale che ora non mi ricordo il nome. Oh, sì, tutto bene, Cosmo, grazie. L'Irlanda, come sta andando? Bene, la mia salute è molto migliorata. Ne sono felice. Hai passato un bel Natale? Sì, la famiglia di Mike è fantastica. Ehi, fratellastro, guarda chi c'è, la tua ragazza. Oh, ciao, Glitter. Ciao, Mike. Oh, accidenti, mi stanno chiamando. Buonasera, ragazzi. Buonasera, Cosmo. Beh, direi che è andata bene. Sì, tu come stai? Bene, sono stata davvero contenta di trovarlo in salute. Nebula, tuo fratello è proprio migliorato. Sì. Gli ho offerto un petto di ovetto Kinder. L'aria dell'oceano gli fa bene. E comunque lui e Mike stanno diventando amici. Vabbè, dai, proprio amici. Sì, è vero. Sì, amici, dai, Mike. Amici che poi ti rubano la bici. Beh, in questo caso, la bici sappiamo tutti chi è. Sta creando proprio un bel rapporto. Ah, mi sono contenta. Allora, cosa c'è di buono da mangiare? Ti faccio vedere. Ma dov'è Chuck? C'è un buon dovetto Kinder da mangiare. Bravo la Kinder, eh. Perché comunque, no, seriamente è buono il dovetto Kinder.
Compratelo, non è un video sponsorizzato, ma compratelo, è buono. Ora non si vede, che strano. Ovviamente sono tutti allergici al latte o al cioccolato. Ok. Ci sono degli occhiali sull'albero di Natale. Ma scusate, questi occhiali non erano quelli che il papà di Marin gli aveva regalati? Cosa, si è già stufata? No, beh, li ha messi qua sull'albero. E qua dietro a Lion c'è un coso che fruttua. Vabbè. Un Natale fruttuante. Mi spiace, Cosmo, sia stata così dura per te. Immaginavo che lo sarebbe stato, Rebecca. Certo, mi fa piacere vederla felice, ma non ti nego che avrei preferito saperla felice accanto a me. Perfetta, bene, ragazzi. Lo sei, sei perfetta. Sì, perché tu sei bella, deliziente, affascinante, modesta, famiglia perfetta, eccetera, eccetera, eccetera. Rebecca, grazie, Cosmo. Eppure anche tu non sei rimasto con me. Tu meriti altro, Rebecca. Già, me lo dicono tutti. Chissà quando arriverà questo altro. Insomma, io non ho aspettative così alte. Voglio solo a fianco a me la persona che mi fa battere il cuore. E questa persona l'hai trovata? Beh, sì, solo che lui non mi vuole. Che cosa? E tu gliel'hai chiesto? Sì, ha detto che preferisce che siamo amici. Forse una relazione con me è troppo complicata. A volte vorrei non essere nobile. Oh, Rebecca, mi spiace. Fa nulla, vieni qui. No, Ryan! Il gorilla! Povero gorilla, dai! Povero cucciolone, troppo cresciuto! E così ti hanno fatto un buon prezzo per questo hotel, eh? Sì, proprio sì. Un ottimo prezzo! Sì! Finalmente una scena dove vediamo sti due parlare da fare sé! Ma io le voglio tutti i giorni queste scene così. Che strano, perché i Cartier dovrebbero svendere uno degli hotel più belli della città? Ah, non lo so. Forse hanno bisogno di liquidità? Ma... Oh, Ricky, tutto ok? Sì, tutto ok. Oh, sta arrivando Zack! Zack? Marin? Zack, benvenuto, prego! Il brutto naso, ok. Zack! Guarda, non dovremmo dirlo. Guarda, stiamo di qua. Blair, per favore, non devi tenermi lontano da lei. Certo. Eccolo là, è arrivato il confettino. Oh, Gianni. Ciao, Zack. Contessa? Contessa. Oh, la chiama contessa. Ma quanto è triste sta cosa, oh. Manco. Beh, allora bene, Contessa, lei è la contessa Fibonacci. Sì, sì, sono io. E il signor Martinez vi ha adottati. Sì, questo rende anche lui un conte. Lo sapevate? Cosa? Noi? Sì, ma sì, davvero? Sì. Ma davvero? Lui un conte? Lui? Sei un conte perché sei un ponte. Capita? Ne abbiamo fatto di strada, mio caro. Marco, tu hai preso il titolo della nostra famiglia adottandoti. Cosa? Mi pare di sì, non mi sono soffermato su questi dettagli, Nebula. Non ti hai adottato solo per diventare conte, vero? Assolutamente no. Marco. No, secondo me li ha adottati perché... Marco, questo è perché tu sei un conte forte, capite? No, capite? So. Io, non so, mi viene davvero difficile crederlo. Cosa? Quindi... Uno scandalo! Uno scandalo! Nabu, scrivilo sul blog, forza! Marco, la roba lì della monaca di Monza aveva fatto uno scandalo così. Sono una contessa? Però che c'entra, cioè... Oh, abbiamo il conte Mike! Ma dai! Mike! Sei un conte adesso! Oh, Mike, sei un conte, però sei anche un... Come c'è che si dice? Vabbè, lasciamo perdere. Non è vero. Sì, ve l'ho detto, è solo un cavillo, Ma tu pensa, Marco Martinez, che ha sempre desiderato diventare nobile, ha colto la palla al balzo ed è diventato un conte a tutti gli effetti, adottando Cosmo e Nebula. Ma in questo modo, signor Martinez, è lei l'uomo più influente della città. Ah sì, non lo so, non mi sono fatto questi calcoli. Dovevi arrabbiarti. Oh, sì, no, l'amicizia diventa... Secondo me Marco Martinez non l'ha fatto per il conte. Poi si scopre che conte io lo sto difendendo. No, vada! È successo qualcosa, Gertrude. Oh, niente di che, solo che, ecco, il signor Fitzel è stato... È stato... ...usato da una notizia sul signor Martinez. Accidenti, sì. Non ci voleva, questa doveva essere la sua serata. Sì, infatti, comunque appunto non l'ho vista e mi stavo attivando, vedete bene? Sì, sono venuto a prendere... Sì, perché il conte è andato... Sul fronte, capite? No, non dobbiamo basta con queste battute. Scriveteci nei commenti sopra queste battute. Zimbabwe, sono io di Dotta, siete mai tutto. Lei resti qui, che bello, te la pizzina, un bel clima, una bell'aria, le rose, la bevo di Natale, le luci, non ti muova. Non ti muova, andiamo in azione.
Cosa? No, oh, no. Per caso hai visto Ryan? Certo, Chiara. Mi chiamo Clary. Chiara. Allora, il signor Ryan è di là. È uscito dall'hotel. Ed è nel parcheggio. Vicino alla macchina verde, dietro alla macchina rossa. Oh, accidenti. Ok, d'accordo. Vicino alla macchina verde. Wow, ma quanto dettagliata. Ma dove c'è la macchina rossa. Ok, ci rivediamo per cercare. Sì. Che cosa è successo? Oh? Beh, a quanto pare Melanie ora è nobile. Cosa? Sì, per il fatto che mio padre ha adottato... Sì, ma lo è sempre stata, quindi... Cioè, più o meno... No, non è sempre stata nobile. Cosmo e Nebula, ricca, il titolo di Cande ora a lui e ai suoi figli. Oh, beh sì. Tu lo sapevi, Cosmo? Certo. Ah, ok, perché Nebula invece ne è rimasta un po' scossa. Accidenti, vado. Va a parlare con tua sorella, per favore. Va a parlare con Nebula, va. Di noi non è Becca? Sì, Gertrude, dimmi, è successo qualcosa? Zii, vento di zia, un qualche guasto in vicina. Oh, ma l'ho controllata proprio nel pomeriggio e... Un guasto no, per favore, non voglio altre sorprese in piscina, dobbiamo fare il brindisi. Tranquilla, Marina, vado subito a controllare. Sistemerà tutto. Bene, bada, bada, di nominare Becca, bada. Ma tu guarda, se queste cose devono succedere proprio nella serata più importante... Oh, Ryan. Rebecca. Ah, Gertrude mi ha detto che c'era un malfunzionamento nella piscina, ma mi sembra tutto a posto. Hai già risolto tu? Ah, sì, malfunzionamento. Sì, sì, ho già risolto io, tranquilla. Ah, bene, grazie, Ryan. Ok. È davvero bello qui. Sì, si vede proprio tutta la città. E anche le stelle. Mm-hmm. Beh, come è andata col tuo ex? Cosmo? Male. Io, bene, non ci siamo detti nulla di che. Capisco. E tu e Clary invece? C'era un bug. Sto evitando. Come mai? Beh, non mi fa piacere averla intorno, tutto qui. Solo che non trovo il coraggio di dirglielo. Ah, capisco. Già. Neppa. Messaggi mi arrivano. Grazie a una nostra amica che ci ha invitato a Capodanno. Grazie mille, sei gentilissima. La ringrazio, va, andiamo avanti allo stesso tempo. Volevo solo dirti che il signor Martinez vi ha adottati con sincerità. E tu che ne fai? Lo so perché lo conosco da molto prima di voi. La mia famiglia conosce la famiglia Martinez e posso garantire per lui, davvero. So che pensi che tutti ti usino per il tuo titolo, Neb, ma per una volta prova a pensare che sei speciale per qualcuno. Certo, e a dirmelo, sei proprio tu, Zack. Io... Ho sbagliato, Neb. Sì, mi dispiace. Certo. Vederti mi spezza il cuore perché vedo il mio fallimento. Hai ragione, io ho veduto. Zucchero firato. Faccia da fondo schiena. Cibiusa voleva solo dire zucchero firato perché lo zucchero firato è molto, molto bello. Si addice ai meravigliosi capelli di Chuck. Faccio da fondo schiena, dico solo questo. Avrei dovuto credere di più in te, avrei dovuto supportarti e sostenerti e... Vince, bellissimo sì. Stasera. E quello è vischio e io ci tengo particolarmente alle tradizioni. No. E ora la baciano. Giuro che io scappo in Irlanda e non torno mai più. Do fuoco alla casa di Marco. Addio, io vado in Irlanda. Ciao. Cibiusa, ma dove vai? Vado in Irlanda. Addio. Prendo le mie valigie e vado. Addio. Aspettate, ecco le mie valigie. Solo non è vero. Diamo fuoco a Google. Quanto ci metto da Italia andare in Irlanda? In base al sito Skyscanner. La durata media del viaggio tra Italia e Dublino è di 3 ore e 18 minuti. Allora posso... Prossimo aereo per Irlanda. Ecco alcuni risultati. 30 euro, ce la posso fare. No. No, ma... Vabbè, io non parlo. Neb, Cosmo, ma che Chuck? Io torno di là, ok? Non è successo nulla. No, infatti... No, assolutamente nulla. No. Vado, sì, vai. Ma insomma, pensavo ti avesse ferita. Io, quello che mi ha ferito questa sera è Marco. Andiamo, lui ci ha adottati con tutte le buone intenzioni. Si sapeva, tu lo sapevi? Sì, che lo sapevo, è ovvio. Nebula, ci ha adottati perché era legato a nostra madre, nient'altro. Ok, Cosmo, se lo dici tu, ci credo. Quindi tu e Chuck, eh? Ah, io, ecco, ma per quanto ci sei stata male, sapevo che sareste tornati insieme. Non siamo tornati insieme, che sarà il rischio? Oh, sì, il rischio, la scusa più antiquata per quegli innamorati che non vogliono ammettere di amarsi. Sì, gli stavo giusto dicendo che a quanto pare sono troppo perfetta per i ragazzi, ma ehi, è una scusa molto cool nei discorsi tra ragazze. Cosa? Cioè, quando ti dicono, come mai non sei fidanzata? E allora io posso rispondere, oh, è perché sono troppo perfetta. Beh, sì, lo sei, cioè non troppo, sei perfetta e basta. Certo. Sì, perché tu sei bella, intelligente, affascinante, modesta, attraente, famiglia perfetta. A quanto pare basta, insomma, dovrei essere più come Glitter e... Non so, lei riesce a conquistare tutti. Io invece, a quanto pare, non sono mai abbastanza. Cosa? Ma non dire sciocchezze, tu sei tutto. Allora perché tu non mi vuoi, Ryan? Cosa? Io ti sei comportato come il ragazzo migliore del mondo. Siamo diventati amici, poi io... Non dirlo, Reb. Perché? Perché comunque non potrà portarci da nessuna parte.
Sei ingiusto, Ryan, e non solo con me, ma anche con te stesso. Reb, aspetta. Devi sapere che vederti con Cosmo prima ha riacceso in me un fuoco che volevo... Qua... Qua c'è sopra, qua, no, 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 qua c'è sopra, qua c'è sopra, qua c'è sopra un vischio, qua c'è sopra un vischio, ma parte il bacio. Io, ecco, dal mio incidente non volevo provare nulla per nessuno, perché i sentimenti fanno male, a volte più male che bene, però, tu, beh, non potresti far del male neanche se lo volessi, quindi mi lascerai scegliere, solo dopo che mi avrai visto davvero, ok? Certo, ma, ecco, Reb, io sono così. Sono un mostro. Ryan. Ma non sei un mostro. Anzi, ma non lo sei. Con queste qua ti fanno tipo le guanciotte. Sei più carino. Oh, sei stupendo. Cosa? Sei bellissimo. Davvero bellissimo. Ma, oh, c'è del vischio. Oh, sì. Tu guarda, l'ho visto per tutto l'hotel. Non so te, ma io ci tengo davvero tanto alle tradizioni. Ah, sì? Sì. Sì. E io tengo tantissimo a te. Finalmente! Non so se questa coppia mi piace tantissimo, ma vabbè, sono contenta per voi. Allora che dite? Anche se siamo a montagna, fa la facciamo una tumbuliata. Una, cosa, scusami? Una giocata a tombola, la tombola. Non penso facciamo che... Facciamo la tumbola. Ma stai, io sempre voluto provare. Sì, sembra molto carino come gioco. Ah, fantastico, allora prepara il tutto. Io darò i numeri. Vuoi li fare dare a Gertrude? Così brava a darli tutti i giorni. No, buh. Che dici, carotina? Ti va? Certo che sì. Gertrude, te l'ho detto, abbiamo cercato per tutto il parcheggio. La mia amica si è neanche dovuta andare perché si è fatto tardi. Oh, quando mi dispiace. Non do proprio, signorino Ryan, dove possa essere? Beh, magari è sopra e non vedo proprio. Ma posso? È che l'ascensore guasta. Che? Cosa? L'ascensore guasta? Ecco, io vorrei tornare in camera mia, Gertrude, sono molto stanco. Oh, sì, hanno aggiustato. Che è l'ascensore! Hanno aggiustato tutto. Cosa? Prego, signorino Cosmo. Deve salire anche lei, signorina. Io... sì, certo che sì. Speriamo che signorino Ryan e signorina Rebecca abbiano trovato il vischio. Alloggi qui. Oh, no, non potrei permettermi una di queste stanze neanche tra 100 anni, io. Capisco, quindi stai cercando Ryan. Sì, io e lui siamo amici, spero. Il signor Seychelles tra poco dovrà ripartire per lavoro, fa sempre così. E di sicuro Ryan ha di nuovo a tenere d'occhio Marina. Quindi se vuoi, nel frattempo, visto che hai passato tutta la sera a cercarlo, potrei offrirti qualcosa da mangiare e da bere. Che ne dici? No, io li odio, sì, non ci crederai, ma in questa stanza che ha preso il mio padre adottivo, il signor Martinez, c'è molto più cibo di... Ah, in effetti io ho una certa fame. Non posso rifiutare, Cosmo, grazie. Wow, che bella! So benissimo che Ryan è su con Rebecca e ci sono abbastanza cuori spezzati per questa sera. E questi cosa sono? Oh, frutti tropicali. Wow! Ragazzi, è ok che abbiamo fatto tardi, ma avreste potuto anche tenerci da parte qualche tattina. Kelly, sei stata tu a finire tutto? No, ci si è messa anche Jenny, eh? Sì, confermo. E comunque, come mai ci avete fatto venire all'ultimo piano di questo enorme hotel? Perché dobbiamo darti il tuo regalo di Natale, Betty. Cosa? Ma si era detto niente regali quest'anno, sì. Tutti i nostri regali sono andati al rifugio degli animali e ai bambini in ospedale, ma c'è un ultimo regalo molto molto importante. Ed è per te, Betty, da parte di tutte noi. Tutte, anche tu, Rossa. Sì, anche mio. Tieni. Dai, ti assicuro che non morde. Ok. Non morde. Dai, leggi. Dai. Ok. Dunque, cara signorina Betty, con la presenza le informiamo che fa ufficialmente parte della Unicorn Squad. Sì, ora sei ufficialmente un membro della Unicorn Squad. Benvenuta, Betty. Ma è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Insomma, all'inizio siamo stati un po' titubanti, alcuni di noi, ma poi ci siamo convinte e questa è la cosa più giusta, quindi benvenuta, Betty. Hai visto? Ora fai parte della Unicorn Squad. Oh, io non so cosa dire. Grazie, davvero. Penso sia proprio il Natale più bello della mia vita. Grazie, ragazze. Abbraccio da Unicorn Squad. Abbraccio. Sei contenta? Moltissimo, sì. Grazie. Vi voglio bene. Anche noi te ne vogliamo. Già. Beh, la serata è andata proprio bene, no, Mike? Sì, a parte il discorso del conte, eccetera. Già, ora dovrò chiamarti signor conte? No, per niente. Signor conte, dai. Mike. Sì, Glitter. Io... Che c'è? Non ti senti bene? Hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male? No, sì. No, è solo che hai mangiato i frutti tropicali. Ti avevo detto di starne alla larga, carotina, e ti amo. Oh. Sì, capisco. Credo che un frutto tropicale sia forse il frutto della passione, dell'amore. Capisci? Sì. Beh, grazie. Cosa? Ma dovresti vedere la tua faccia. Non capisco, io ti amo anch'io, Glitter. Oh. Non ho mai smesso di amarti. Mai, neanche un secondo. Oh, davvero? Davvero. Sono carina. Buon Natale, carotina. Buon Natale, conte. Dai, ti ho detto di smetterla, no? Che non la smetto, è così bello prenderti in giro. Oh, auguro buone feste. Ti auguriamo anche noi buone feste, ragazzuoli! Grazie, buone feste anche a voi! Sicuramente questo video non uscirà mai per Capodanno, ma... Non fa nulla! Buone feste a tutti quanti, buone feste ai nostri iscritti. E buon Capodanno! Anche ai fan e tutto, quelli che ci seguono, i nostri hate.
Niente, comunque cosa ne pensiamo? Carino! È stato carino! Sai che, allora, non è uno dei più belli, però ti intrattiene. Ti intrattiene, te lo fa godere. E quanto dura? 46 minuti? 46 minuti e 3 secondi. Dai, cioè, ti intrattiene, te lo fa vedere ed è carino. Cioè, ma è stato bello, la cosa bella di questo è che ti intrattiene, ti fa con delle cose semplici, a volte ci sono dei buchi di trama, ma vabbè, quelli sono dettagli, ma... Ma sai che non gli ho fatto male? Io gli do... Partiamo. Io gli do 9. Io gli do forse 8 e mezzo, perché comunque si parla sempre di Track Candy. Però sapete che... È fatto bene questo episodio. Applausi! Applausi! Ma è fatto bene! Cavolo, girl, per Natale ti sei superata? Cioè, hai detto... Questo sì, che è un bel regalo di Natale. Forse l'unica cosa che ci ha fatto un po' arrabbiare è la roba di Chuck e Nebula, perché così senza sentire sono tornati insieme. Però la Joanna, Neb e Ryan è stata gestita bene. Cioè, è stata gestita abbastanza bene. Sì. Quella sì. E niente, la faccenda di ti amo, non ti amo, devono mettere per forza la mitra. Quindi, non è molto carina, però dai... Per i fan della Mitter ci sta, molte coppiette, ma non so. La Clowny si è vista veramente poco. Si è partita subito con Melanie, che era arrabbiata per... cioè perché c'era Nebula. Però poi adesso, boh, non se ne è più parlato, ma vabbè. Noi vi auguriamo buone feste, buon Natale e niente, noi come festeggeremo il Capodanno da una nostra amica che no... Non è una... Non è la nostra amica che... Se avete visto gli ultimi messaggi della community avrete capito che... Cioè c'è l'assistente. Che un'amicizia tossica, eccetera. Però ora stiamo cercando di risolvere con questa ragazza... Una nostra amica, eccetera. Noi vi auguriamo buon Natale, buone feste e... niente, ciao! Ciao! È stato... Non so, una faticaccia fare questa cosa oppure no? Dura 30... No, 43 minuti. Ce la faremo. Ce l'abbiamo fatta. Ce la faremo. Farlo durare un'ora. Oh, wow, finalmente. Io. No. Sto così. Così ci potete anche fare un bellissimo green screen. Eccolo qua. Questo è l'omino che abbiamo. Non è fissato benissimo, Però è questo qua. Beh, non abbiamo capito che cosa sia, ma. E questo cosuccio? Dovrebbe essere... Sì, questo è un armadio, fate finta di niente. E questo cosino dovrebbe essere illuminato al Glow in the Dark. Quindi ora proviamo subito. Non ci vedo niente neanche io. Però questo è un dettaglio. Non si vede nulla. Non si vede assolutamente nulla, però. Aspetta un secondo. Lo tengo io. Li accendiamo le luci. Accendiamo le luci. Aiuto. Stiamo per vedere... Prova niente. Ok, spegni le luci. Non si vede nulla. Yeah! No, giuro, dal vivo è veramente glow in the dark. Solo che, non si riesce benissimo a vedere. Però, sì, è veramente glow in the dark. Spero che si faccia vedere. Non si vede nulla, ma non so come farvelo vedere. Perché, giuro, dal vivo è seriamente glow in the dark. Però... Un giorno forse faremo fare un tour della nostra stanza, chi lo sa. E niente, questo cosino già si illumina, se lo volete prendere qui, pietà. Solo questo, un po' mettere a fuoco. Lo metti a fuoco? Queste parti qua, che Shiromi non mette manco a fuoco. Sto mettendo a non fuoco. Non è a fuoco. E vabbè, Shiromi te metterà a fuoco proprio. Se. Shiromi, dammi a me. Va bene. Dammi, mettilo qua. Prendilo. Prendi questo. Devo mettertelo io a fuoco? Sì. Perché ovviamente sta qui. Non... Come si fa? Ecco. Queste parti qua, queste due parti. Queste due. Si illuminano. E qua ce ne sono altre due che qua si illuminano. Non è tanto a fuoco, ma quelle sono le due parti che si illuminano. Guardate il nostro bellissimo armadio verde. Si può vedere il nostro... un po' di nostra ombra. Dov'è la nostra ombra? Eccola qua. Eccola qua, la nostra ombra. Ciao. Siamo due. Si vede qua, se non è che... Le nostre mani. Ciao. Boh, non so, ci sono, ci vede.
Cibiusa, fai vedere la tua mano. Guardate quanto siamo diversi. La differenza. No. Poi ora sono in maniche corte. In maniche corte, no, ma... cosa hai fatto lì? Ti sei bruciata? Sì, è una piccola scottatura. Beh, quindi questo era l'oggettino che abbiamo trovato nell'ovetto Kinder, se vi poteva interessare. A nessuno fregherà niente, però. Fateci sapere se ne volete... Se ne avete trovato questo... questo cos'è? Cos'è un asino, un animale? Non lo so. Datecelo sapere voi nei commenti.